Store, via Flaminia 371 Rimini, telefono 0541 1741 980. Ci aveva pensato proprio il Torconca a riaprire un campionato che sembrava piuttosto avviato sulla strada di Russi. L'impresa che i cattolichini avevano compiuto in casa della capolista aveva riaperto un po' tutti i giochi, soprattutto quelli che interessavano la squadra di Filippo Vergoni, riaffiorata in una terza posizione di ottima sostanza. Una Torconca che quest'oggi provava a concedere il bis anche contro la 2M, squadra invece ben altre, impegnati in ben altre situazioni. Siamo con le immagini al terzo, ma vediamo subito la 2M avanti con la diagonale di Gregori. Il diagonale che non concede scampo al portiere Isa, 1-0 per la 2M in casa della Torconca, che reagisce però da par suo al 13° minuto. Ortolani con questo grandissimo destro trova il modo di sorprendere il portiere Tatullo, trova il modo di impattare i conti, 1-1, il punteggio che cambia immediatamente ma subirà un'ulteriore modifica. Siamo al 19° del primo tempo, altra azione manovrata del Torconca, palla in area di rigore per la deviazione, ancora una volta lui, Pasolini, trova il suo 16° centro stagionale, quello che varrà tantissimo per questa squadra, per il Torconca, per andare avanti in classifica ma soprattutto per vincere la resistenza di una 2M che ci prova con questa punizione potente ma alla fine controllata dal portiere Isa, quella di Braccini. Spostiamoci allora, dopo aver visto uno scoppiettante primo tempo, a vedere che cosa accade nella ripresa. Calcio d'angolo per il Torconca, palla che spiove in area di rigore, Pasolini non riesce a dare forza al proprio colpo di testa e poi 8 minuti dopo siamo al 58°, la fuga di Giacobbi in contropiede salva tutto Isa, si resta sul 2-1, c'è un'altra punizione a beneficio del 2M, un'esecuzione però che viene fermata sul nascere, ma spostiamoci adesso all'82° minuto, altra esecuzione, altra punizione in area di rigore, si prova con una rovesciata, grandissima esecuzione da parte di Canali, si salva Isa, era vicinissimo, è andato vicinissimo all'Eurogol Canali, così come il Torconca ci prova nel finale di gara, non riuscendo più ad impensierire la squadra ospite, ma basta così, basta il 2-1 ottenuto dalla Torconca ai danni della 2M per spiccare il volo in classifica.